una buona giornata, cari telespettatori. Come dire, versione quasi estiva di questo caffè, con una splendida Valdocco illuminata dal sole che bacia la statua dell'ausiliatrice da cui stiamo trasmettendo. E qui con me Tommaso Garosci. Beh, lui si definisce pensionato e credo che effettivamente lo sia. Ecco che arrivano anche i caffè. Abbiamo iniziato proprio subito. Grazie. Cioè, era una promessa reale, ce l'abbiamo per davvero i caffè. Grazie mille. Così come ci immaginiamo ci siano anche nelle vostre case. E, chiacchierando prima, ti sei definito pensionato, ma non solo, c'è anche scrittore. Mi ha incuriosito fin da subito. Dell'associazione torinese Tram Storici, sono un tram di Torino. Come ti è venuta in mente questa idea? È una tua passione fin da piccolo, quello di fare il tramviere, di appassionarti di tram? Come nasce la passione per un libro che parla di storia dei tram? È nato per caso, ovviamente, come spesso può succedere. Non sono uno scrittore, né un poeta, né un artista di professione. Sono abbastanza un irregolare da questo punto di vista. Quindi, come ho detto, è successo casualmente. Scrivevo ogni tanto delle piccole filastrocche paradossali e disegnavo e le ho fatte vedere a un mio amico che fa l'editor, ha fatto l'editor per importanti case editrici nazionali e è stato lui un po' il fabbro di questa edizione, nel senso che non avevo nessuna intenzione di scrivere il libro, anzi essendo in pensione avevo intenzione di riposarmi. Ma sfortunatamente, avendo incontrato questo amico, avendo fatto vedere queste prove, diciamo così, editoriali, sono stato poi costretto a lavorare in modo da produrre il libro. Però sono socio della TTS, questo è il punto dell'associazione importante. Dell'associazione torinese, esatto, Tram Storici. Esatto. Come si compone questo libro? Che cosa racconta? So che c'è un'introduzione storica. Sì. Proprio sui tram di Torino. Sì, c'è un'introduzione dottissima del massimo esperto della storia della rete e del Antonio Accattatis, che al contrario di me è un esperto e uno storico quasi professionale, anche se non fa quello di professione, di tutte le vicende che hanno interessato il sistema dei trasporti locali a Torino dall'inizio, cioè dall'Ottocento a oggi. E quindi chi fosse interessato comunque ad avere un primo approccio, non conoscendo la storia di questo complesso sistema, può leggersi tranquillamente l'introduzione e trascurare le filastrocche e i disegni. Beh, quando arrivano i tram a Torino? Arrivano esattamente 150 anni fa. Quindi è un anniversario, è il libro... 150 anni dei tram. Sì. Abbiamo da poco festeggiato il 150esimo, sì, della fondazione dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, contemporaneamente arrivavano anche i tram a Torino. Una Torino molto dinamica, certamente, già allora. E i primi tram a cavalli, però parliamo, nel senso che... C'è anche una filastrocca famosa sui tram a cavalli, se non sbaglio, che il signor Friedrich Nietzsche a un certo punto interruppe proprio il percorso di un tram a cavallo per abbracciare in questo suo delirio da ecce homo, tra virgolette, il cavallo che stava trasportando, sì, il tram. Sono preparato, è sulla storia, bravo, dei tram. Complimenti. Cioè, possiamo dare la tessera onoraria. Tessera onoraria del ATTS. E quindi una parte di introduzione, sì, storica. E prima a cavallo, quando è che venne poi l'elettrificazione? Con l'esposizione del 1898, sì, il comune di Torino decide di adottare questo nuovo metodo di trasporto, che è il tram elettrico, quindi il tram senza cavalli, come si chiamava all'epoca. In quell'anno... Quindi il tram elettrico nacque come tram senza cavalli. Senza cavalli, sì. Questa fu la sua prima definizione. Un'azienda che era già attiva in Germania, che fonda qui a Torino una compagnia, la terza compagnia tranviaria di Torino, perché all'epoca ne esistevano già due, la belga e la torinese, che utilizza la prima centrale elettrica costruita a Torino
principalmente per l'alimentazione della rete tramvaria, cioè, esiste ancora oggi in via Bologna. Allora, dopo l'introduzione storica iniziano delle cosiddette tavole, chiamate tavole e filastrocche, che è il tuo vero e proprio contributo, no, all'interno del, sì, del libro. Sì. Che cosa sono queste tavole e filastrocche? Beh, le filastrocche sono, se vogliamo, un omaggio a un autore che io ho sempre amato moltissimo fin da bambino, che è Sergio Tofano, Sto, l'autore delle tavole del Corriere dei Piccoli, Le avventure del signor Bonaventura. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura. Ecco, Sto era un maestro del verso ottonario, perché queste filastrocche sono tutte in verso ottonario, che è un verso molto, molto semplice, anche se piuttosto rigoroso, nel senso che si compone di 8 sillabe e richiede che gli accenti siano sulla terza e sulla penultima. Quindi, non tutte le mie filastrocche sono così rigorose, sono così nel rispettare la metrica. Tipo, le massaie con la sporta, solo il tram le trasporta. Esatto. È un classico ottonario. Cioè, è un classico, sì, ottonario. Perché queste filastrocche ci accompagnano però nella scoperta dei luoghi della città di Torino sul tram. Sì. Che itinerario hai immaginato? Beh, ho immaginato le zone, se vogliamo, meno conosciute di Torino, perché ovviamente al turista o all'immagine torinese viene immediato e spontaneo identificarsi o comunque andare subito nei luoghi aulici di Torino. Qui ci sono ovviamente perché i tram transitano per le piazze principali di Torino e per i viali principali di Torino, ma ci sono anche zone periferiche o angoli della Torino molto meno conosciuta, che sono naturalmente serviti dal trasporto pubblico locale e quindi anche dai tram. Com'è avvenuto l'abbinamento tra filastrocche in ottonari, tram e piazze, luoghi, strade? Perché io, sfogliando, trovo Porta Pila, Piazza Carlina, c'è Piazza Castello, il deposito San Paolo, c'è Via Po, c'è Duca d'Aosta, insomma c'è proprio la geografia della città di, sì, Torino. Sì, è molto casuale, in realtà non c'è una corrispondenza diretta e non era mia intenzione illustrare le filastrocche con un riferimento grafico diretto. Anche perché non sarebbe stato facile. C'è per esempio una filastrocca dedicata a un tratto molto interessante dei percorsi tranviari torinesi, che è quello che va da Ponte Mosca a Piazza Palazzo di Città, che passa davanti alla ex stazione della Cirie Lanzo e di fronte alla chiesa di San Gioacchino, che è una grandissima chiesa di Torino che sulla sua facciata riporta i simboli degli evangelisti. Non tutti i torinesi lo sanno, lo ricordano, ma è una chiesa che ha una sua storia interessante e che presidia anche una zona molto interessante di Torino, perché immediatamente alle spalle di Porta Palazzo, che è quella maggiormente raffigurata nel mio libro. Perché... dopo la parte dedicata ai luoghi ce n'è una dedicata ai mestieri e alle, sì, passioni. Lì com'è avvenuto l'abbinamento? Come c'è stato il passaggio? Mestieri e passioni sono i mestieri tipici della città di Torino? Sono i mestieri di una volta? Sì, ma non solo. Sono i mestieri che si incontrano se si prende regolarmente un mezzo pubblico, un tram o un autobus. Il tram e l'autobus sono i mezzi tipici che vengono utilizzati da chi lavora, non solo dai pensionati e dagli studenti. Per cui è facile incontrare e osservare diverse tipologie di lavoratore prendendo un mezzo pubblico. C'è stato un libro che è stato scritto, abbastanza famoso, da Edmondo De Amicis, dedicato proprio, o ambientato direi piuttosto, sul tram, come se questi fossero un grande palcoscenico dove si poteva incontrare un'umanità molto varia e raccontare delle storie come lui era capace a fare. Stagioni e ricordi, c'è un'ultima tavola dedicata alle stagioni. Sì. Si possono vivere le stagioni di Torino con degli, certo, itinerari sul tram? È inevitabile. Cioè ogni stagione merita un percorso particolare, sì, del tram? Sì, i viali di Tigli tipicamente, il primavera,
ci si lascia inebriare dal profumo dei tigli. Quindi in questa stagione, seguendo le tue filastrocche, quale percorso sul tram dovremmo fare? Tutti, però io consiglio anche o principalmente il tram che fa capolinea dietro la piazza Gran Madre e che fa via Po, naturalmente. Oppure prendere il 16, che è la famosa storica circolare che una volta si chiamava la linea dei viali, perché effettivamente transitava principalmente lungo i viali, Corso Massimo, piuttosto Corso San Maurizio, Corso Regina, eccetera. E nelle illustrazioni, no? Vedo che c'è sempre la versione storica, bellissima, del tram. Ci sei particolarmente affezionato? Beh, certo, io principalmente faccio il socio restauratore dell'ATTS. ATTS ha una grossa attività di manutenzione soprattutto e di restauro. Ovviamente senza GTT le attività di ATTS sarebbero impossibili, quindi è doveroso ringraziare la collaborazione di GTT che rende il Museo Viaggiante della Linea 7, cui è dedicato in fondo il libro, possibile. Però piccoli interventi di manutenzione che non sarebbero possibili presso una grande azienda come GTT vengono svolti dai soci operativi. Museo Viaggiante della Linea 7, spiegaci un po' che cos'è, cioè, è un'esperienza che possiamo fare? Certo, la Linea 7 che è esercita da il sabato e la domenica può essere presa con un biglietto normale delle linee tranviarie o trasporto pubblico a Torino e si può viaggiare a bordo di una carrozza d'epoca, sia una carrozza la più antica di Torino, quella che è stata costruita addirittura nel 1911, piuttosto che in carrozze più recenti, quelle a doppio colore verde, come le 25 o le 3000. E questa segue un percorso nel centro della città e quindi insieme a una visione quasi cinematografica del centro della città tramite il finestrino, si vive anche l'esperienza d'epoca di un viaggiatore degli anni 30 o degli anni 20. Quindi è un'opportunità anche, come dire, per il turista, piuttosto per chi sta già a Torino ma non ne conosce bene alcuni meandri, per scoprire panorami nuovi. Certo, Torino è l'unica città che io sappia dove una simile esperienza è in corso da parecchi anni. Ovviamente ATTS organizza anche altre attività, tipo il noleggio delle carrozze piuttosto che letture a bordo dei tram. Ci sono già stati matrimoni in carrozza di tram? Sì, invece di arrivare con una limousine piuttosto che con una... Un nostro socio benemerito si è sposato a bordo di un tram, effettivamente. Quindi anche questo è possibile. Anche questo è possibile. Allora, questo è molto altro, sempre sul mondo dei tram, con queste belle filastrocche, un modo per appassionarsi tra letteratura, storia e le bellezze della città di Torino. Tommaso Garosci, Sono un tram di Torino, con l'introduzione storica di Antonio Accattatis. Tommaso, grazie di cuore, immagino che tu sia venuto qua in tram. A piedi, va bene. Ho fatto una passeggiata. Abbiamo fatto una... Per Porta Palazzo, che amo moltissimo. Un altro posto anche qua, frequentato bene dai tram, insomma, certo. Quelli storici e non solo. Grazie a te, una buona giornata a te, una buona giornata a tutti voi, cari telespettatori. Grazie.